Qualcosa della Sandrelli, io la conoscevo bene, c'è cioè quello smarrimento, cosa dici? Oddio Piera, grazie, ma se mi permetto, loro giocavano un altro campionato. No, Noi io sono peraltro abbiamo un messa bel tutta campionato, male. dai. E dunque lei, guarda, secondo me lì il personaggio di Stefania aveva un briciolo più di orgoglio, perché quando si incontra una piazza di Spagna, lei scappa e si rifugia dentro la macchinetta a farsi gli scatti che poi vedremo dopo, che sta piangendo, però scappa. Quando invece Gemma a Fontana di Trevi si ritrova con il personaggio di Paolo che la insulta, lei rimane lì, non va via. Quindi ha sicuramente subito delle deprivazioni affettive che l'hanno portata neanche alla reazione, proprio a subire. E quindi basta un sorriso di un amico, basta uno sguardo, un flirt che lei subito riesce a trovare un po' di battito cardiaco, di vita, perché è un pochino depressa dentro. Quindi diciamo che quello che mi viene da dire di lei è che è disperata, talmente tanto che a un certo punto però ritorna dall'uomo che ha sempre amato, che è la sua casa, che l'ha conosciuto. Mi piace flirtare con i personaggi fragili e vessati, se mi stavi Ecco, dicendo questo quello. È una delle mie passioni più grandi. l'avevamo da tempo sospettato, Michela.